Oggi per parlare di caccia ci siamo spostati sopra Serra Petrona e abbiamo incontrato Danilo, con cui parliamo di caccia e di cani. Oggi vedremo una cerca da parte di setter inglesi su starne. Vedremo dei cani che sono abituati a fare questo tipo di caccia e penso sia uno spettacolo per chi piace, penso sia uno spettacolo. Tu sei molto giovane, è nata prima la passione per la caccia o per i cani? Beh, penso sia un connubio indissolubile. Per chi piace la caccia col cane da ferma, nasce insieme, non penso che sia una cosa divisa. Quanto tempo impieghi dietro ai tuoi cani durante tutto l'arco dell'anno? Beh, chiaramente non si può aspettare l'apertura della caccia con il cane fermo nel box e non occuparsene assolutamente. Quindi va minimo di 2 giorni a settimana nell'arco di tutto l'anno, specialmente quando si va a caccia. Ma va preparato in anticipo e non va lasciato mai. È come una persona, via. Secondo, come si chiama il tuo bellissimo setter? Si chiama Jack, è un setter inglese tricolore di 10 anni ormai. Ah, quindi ha una certa età. È un veterano. Una bella esperienza anche. Una bella esperienza. Senti, qual è la caratteristica principale del tuo cane? È un grande beccacciaio. Ultimamente abbiamo riscoperto il piacere di cacciare la beccaccia in queste splendide vallate maceratesi. Con Jack è una grossa soddisfazione. Anche se oggi però abbiamo visto una starna. Oggi abbiamo fatto una battuta alle starne, che questo territorio si presta molto alla starna. Purtroppo in passato non è stata così proficua la caccia alla starna, perché è un po' scomparsa, perché è scomparso anche l'habitat ideale per quanto riguarda l'alimentazione della starna. I posti sono sempre gli stessi, però purtroppo l'alimentazione, perché è stata un po' abbandonata la nostra montagna, non è stato così possibile per la starna sopravvivere in maniera intensa come era 30 qualche, anni fa. Qualche tempo fa. Ma è nata prima la tua passione per la caccia o per i cani? Allora, prima per la caccia. Ho iniziato a 11 anni ad andare a caccia con un cacciatore, un vero signore, Al Capanno, un cacciatore di 80 anni con una grandissima esperienza che mi ha insegnato ad essere un vero cacciatore, non uno sparatore. Ho avuto una piccola parentesi in quale, appena presa la licenza a 16 anni, di sparare tantissimo. Dopo 2 o 3 anni ho abbandonato, ho preso i cani e da quel momento ho cominciato a cacciare esclusivamente con i cani, sempre più in maniera sportiva, tant'è vero che vado a caccia con un fucile più piccolo che c'è, il 410, e mi diverto anche a beccaccio con molta soddisfazione. Quanto tempo dedichi ai cani della tua giornata tipo? Diciamo nei mesi ottobre, novembre, dicembre vado a caccia 3 volte a settimana. Le mie ferie sono quasi tutte dedicate alla caccia, ma anche nei periodi che non si può andare a caccia, dove è possibile addestrare, vado ad addestrare quasi tutti i giorni. E nella consueta pausa della battuta di caccia dedicata alle associazioni venatorie, oggi ritroviamo Ivo, che avevamo già incontrato nella prima puntata registrata nelle Marche, e ad Ivo chiediamo di fare un po' il bilancio di questa stagione che ormai sta lentamente volgendo al termine. Beh, personalmente la mia stagione non è stata neanche brillante, perché ho visto un paio di starne e poco più, però il piacere per me è andare appresso ai cani. Poi la preda è relativa, è marginale, è vedere il panorama, vedere dei posti nuovi, insomma stare in mezzo alla natura. Una filosofia che coincide anche con quella della Federcaccia. È una filosofia che coincide appieno, credo, con la maggior parte dei federcacciatori, che cerca di riportare l'attività venatoria a quella
cultura, storia e tradizione che è sempre stata, che è a vanto della Federcalcio, cioè il rispetto dell'ambiente, rispetto della natura, rispetto degli animali. Anche a livello internazionale la caccia sta vivendo una sorta di nuova primavera. È vero, chi legge un po' sui grandi quotidiani e vede che in America c'è una ripresa, una grande considerazione della caccia come una delle attività dell'uomo primarie da rivisitare, perché non si diventi come un automa in questo mondo che travolge quasi tutto. E in Francia uguale, c'è una ripresa della ruralità che comprende di sicuro anche i valori della caccia. E Federcaccia in tutto questo, in questo periodo, che cosa sta sviluppando? Quali sono i suoi progetti? L'ambizione di Federcaccia col presidente nazionale, che si è messo in gioco con molto coraggio, devo dire, è quella di ricomprendere tutte le associazioni in un fronte unico comune, cioè una sola associazione, ognuna con le proprie identità, per fare fronte comune e ridare il giusto valore alla caccia anche in Italia. Purtroppo vedete che le aggressioni non sono poche da parte di un mondo che non conosce il mondo della caccia, e quindi il presidente questo sta facendo, ha riscosso molto successo, due associazioni confluiranno a marzo con Federcaccia, le altre tendenzialmente sono d'accordo a fare questa rivisitazione. Una cosa che ci stai dicendo è molto importante, che comunque c'è bisogno di comunicare sulla caccia, sui temi venatori. Io devo ringraziare la Regione Marche, anche le altre regioni, perché questa tornata di immagini sulla caccia, ma sul paesaggio, ma sulle tradizioni, ma sulla cucina, riavvicina le persone che avevano un concetto sballato dell'attività venatoria all'attività venatoria. Molti mi incontrano e mi dicono: ma lo sai che è bello, posti fantastici, bei animali. Questa è la caccia. L'uomo nasce in questo ambiente, in questo ambiente deve continuare a vivere e preservarlo, avendo però come sempre il senso della misura e scartando la coda che vuole ancora, non so, fare di tutte le erbe un fascio. E per continuare a parlare di natura ed animali da preservare, passiamo ad ascoltare il pensiero di un'altra associazione venatoria che si occupa proprio di questi temi, l'Ente Produttori Selvaggina. Dunque, l'Ente Produttori Selvaggina cura gli interessi delle aziende faunistiche venatorie e agrituristiche venatorie, che sarebbe il privato nell'organizzazione della caccia. Qual è la preoccupazione attuale dell'Ente Produttori Selvaggina? Di che cosa vuole occuparsi, soprattutto in questo momento storico? E questo è un momento particolare della caccia, no? Cioè, noi dobbiamo cerchiamo di far passare il concetto che bisogna prelevare un prelievo limitato. E noi cerchiamo nelle nostre aziende, ma dovunque possiamo parlare anche con i cacciatori, che anche sul territorio cosiddetto programmato si deve fare un prelievo pure sostenibile. Qualche regione già l'ha fatto. La Regione Marche dal 2013 non farà più lanciare lepri d'allevamento, solo quelli che si ottengono nelle zone di ripopolamento. Quello è una buona partenza per avere selvaggina migliore, perché quelle selvatiche e sono sempre le migliori, ecco. Le agrituristiche sono sorte, sono dove si abbatte quella di allevamento, per legge proprio, per sostenere anche l'agricoltura locale, cioè perché l'azienda agricola può abbinare, se vuole, con l'allevamento di selvaggina e fare la caccia a pagamento. In altre regioni hanno abbinato l'agriturismo, d'inverno non si fa niente perché non si va a pesca, si fa poco a cavallo, si va a caccia. Io e questo è un sostegno per l'economia locale quindi, ecco, per il territorio. Torniamo a parlare di cani con un vero esperto. Abbiamo qui Sandro, che da tantissimi anni si occupa di cani. Ci vuoi spiegare quali devono essere le caratteristiche dei cani per essere dei buoni ausiliari? Allora, innanzitutto io posso considerarmi una persona addetta ai lavori. È una vita che lavoro sui cani, soprattutto sui setter. Però mi piacciono tutti i cani da ferma e tutti i cani bravi. La cosa più importante che voglio dire innanzitutto: non c'è caccia
senza cinofilia e non c'è cinofilia senza caccia, per cui la funzionalità innanzitutto. Vorrei avere il cane più bravo, il più bello, il più funzionale. Non è sempre possibile. Non è facile assolutamente, però cerchiamo di lavorare come ENCI, come SIS, come appassionati, come allevatori, sempre guardando avanti, tenendo avanti e presente questo fine. I cani devono avere delle caratteristiche loro che si possono anche strutturare nell'arco della loro vita, ma poi devono avere un istinto venatorio, insomma sono queste le due grosse dimensioni della capacità venatoria dei cani. Stiamo cercando di selezionare, innanzitutto ripeto, sulla funzionalità, con quelle basi cerchiamo di metterci dentro anche un po' di spettacolo, di stile, ogni razza ha uno standard, per cui noi cerchiamo di avvicinarci il più possibile a questo standard di razza, per renderlo anche bello nell'aspetto sia non tanto morfologico, ma quando si parla di caccia anche sotto aspetto stilistico. Per me la venatorietà la porta madre natura, la porta delle correnti selezionate di sangue, di genealogia, e mentre l'aspetto stilistico, che è una cosa bellissima, io lo metterei sul cane valido. Quanto conta l'abilità del padrone, dell'allevatore nel addestrare un cane? Ma conta tantissimo, sull'addestramento tantissimo, sotto l'aspetto sia venatorio che stilistico poco, perché il cacciatore se lo trova, però per quanto riguarda la funzionalità conta tantissimo. Un bravo cane fa anche un bravo cacciatore e un bravo cacciatore fa anche un bravo cane.